A Silvi, lavori messi in campo dalla Regione Abruzzo, ora in fase di collaudo tra la foce del Piomba e lo stabilimento Il Puntino, gli investimenti per 80 milioni di euro sulla difesa della costa teramana nella programmazione fino al 2027 sono stati gli argomenti al centro dell'incontro svoltosi nel comune Silvarolo tra il sottosegretario regionale Umberto D'Annunzis, gli amministratori comunali e una rappresentanza dei balneatori. Da 4 anni c'è stata una forte azione da parte della Giunta regionale per quanto riguarda la difesa della costa e il problema dell'erosione. Oggi siamo a Silvi per fare il punto con gli operatori. Silvi era una cittadina che aveva un intervento che si era incagliato, siamo riusciti a sbloccarlo e l'abbiamo portato a compimento trovando il consenso degli operatori che si ritengono soddisfatti del lavoro. Ma non finisce qui perché nella prossima programmazione FC 21-27 sono presenti ulteriori e importanti risorse che consentiranno anche a Silvi di fare interventi di messa in sicurezza della spiaggia. Ma l'obiettivo dell'incontro è stato anche quello di fare il punto sui lavori che interesseranno e stanno interessando tutto il litorale teramano. Per quanto riguarda il resto della provincia, siamo intervenuti uniformemente su tutto il litorale, partendo da Martinsicuro fino ad arrivare a Pineto. Gli interventi più importanti mi vengono in mente sono quelli su Roseto. Su Pineto stiamo facendo un intervento importante che consentirà di mettere fine al dramma, tra virgolette, della Pineta Catucci, dove ormai l'acqua è arrivata a ridosso delle case. Siamo soddisfatti del lavoro, dobbiamo incentivarlo ancora, dobbiamo aumentare gli interventi fatti perché il problema dell'erosione non è un problema solo abruzzese, è un problema nazionale e dobbiamo affrontarlo nel miglior modo possibile.